Ritorniamo a parlare nuovamente dell'Ezifone Prime A7, dispositivo del marchio cinese Ezifone, che viene venduto ad Amazon, su Amazon, a circa 40 euro, un prezzo che ho trovato giusto per le caratteristiche che offre. Ovviamente non è un prezzo basso, ma non è nemmeno elevato. Partendo dalla confezione di vendita, l'ho trovata piuttosto ricca, tranne che per un elemento che non tanto mi è piaciuto, in particolare il caricabatterie, compresa ovviamente europea, che ha una corrente in uscita piuttosto bassa, solo 0,55 A. Questo significa che occorrerà un elevato tempo per la ricarica completa del nostro dispositivo, circa 4 ore per ricaricare completamente il telefono adatto ad un pubblico di una certa età, quindi è uno dei classici telefoni senior, quindi per anziani, occorreranno 4 ore per una ricarica completa dallo 0 al 100%. Tornando al dispositivo, si presenta con dimensioni compatte, 11,6 cm per 5,6 cm di larghezza, 11,6 di lunghezza e 1,4 cm di larghezza. Un telefono quindi dalle dimensioni sicuramente non generose, che inoltre si presenta con dei bordi arrotondati, con curvatura nella parte sul retro e nessuna spigolo tagliente. Questo permette l'utilizzo ad una mano senza problemi e senza nemmeno creare fastidi sul palmo della mano quando lo si tiene, grazie proprio allo spigolo arrotondato. La cover è removibile, come mostrato nel video precedente, è leggermente zigrinata al tatto e quindi un po' ruvida, e si caratterizza dal fatto che è realizzato ovviamente completamente in plastica, però una plastica di qualità piuttosto bassa, visto però il prezzo di vendita ci può stare. Ovviamente nella parte del retro, oltre alla fotocamera principale e anche ad un flash LED che verrà utilizzato poi come torcia, c'è il tasto SOS, che è il tasto sicuramente più interessante, e l'uscita dell'altoparlante. Sì, non è presente nella parte in basso dove l'avrei preferito, quindi quando il dispositivo viene posizionato su di un ripiano orizzontale, un po' il suono viene in particolare attutito, però c'è un piccolo rialzo dello stesso e quindi non è completamente poggiato, quindi anche se poggiato su di un ripiano orizzontale non è completamente il suono attutito dallo stesso, proprio grazie a questo piccolo rialzo posizionato sulla cassa, mentre sulla parte finale c'è quindi in basso il nome del marchio serigrafato. Nella cornice in basso è presente il microfono principale, i diodi per l'utilizzo dello stesso dispositivo su di una basetta di ricarica. Questo può essere comodo per gli anziani, perché potranno comunque continuare ad utilizzare il telefono caricandolo direttamente dalla basetta e quindi mantenendolo in posizione verticale. È presente la porta d'ingresso per la ricarica micro USB e il jack classico per il collegamento con le cuffie. Nella parte di destra è presente il bilanciere del volume con i tasti più e meno separati e uno slide laterale per bloccare e sbloccare il display stesso, mentre sul lato sinistro è presente uno slide per attivare o meno la torcia che non è molto potente, però in situazioni particolari, quindi durante le ore notturne, può comunque risultare utile in certe situazioni. Tra le varie connettività è presente anche il Bluetooth 4.0, infatti come vediamo è presente l'icona del Bluetooth. Questo è un display da 2 pollici HD abbastanza risoluto, con un ottimo contrasto e anche un'elevata luminosità. In questo caso la luminosità è impostata al massimo, ci sono 4 livelli di luminosità. Tradotto completamente in italiano, è presente quindi la data, l'operatore della SIM e ovviamente l'orario, e poi qui in basso sono presenti sempre il menu e la rubrica o contatti, che vengono gestiti con questi 2 tasti. Poi c'è questo pad centrale con il tasto ok al centro, e con il pad direzionale ci ovviamente muoviamo all'interno dei vari menu. Essendo un dispositivo
che viene utilizzato da un pubblico senior, ovviamente manca la connessione dati, infatti è presente solamente l'ingresso per una nano SIM in formato nano e con connettività 2G, però dove sono presenti tutte le bande 850, 900, 1800 e 1900 MHz, quindi nessun problema con i vari diciamo operatori italiani. Non è presente il 3G e quindi ovviamente l'LTE, e non c'è la connessione dati. La rubrica può registrare fino a 500 contatti totali. È interessante anche la possibilità di poter registrare le chiamate, una funzionalità che ho trovato piuttosto utile per le persone di una certa età. Inoltre, e questa è sicuramente la funzione più utile, è possibile associare al numero telefonico anche una foto. Infatti, andando per esempio nei contatti, io per esempio posso in pratica diciamo andare su di un contatto particolare e come possiamo vedere, nel caso in cui provo a chiamare questo contatto, in pratica mi compare l'icona della foto associata a quel contatto stesso, e questo è diciamo una funzione che ho trovato utile, perché in questo modo permette alle persone di una certa età di poter diciamo capire chi chiamare da chi viene chiamato anche attraverso le foto. Quindi è possibile associare le fotografie ai vari contatti, e questo può essere sicuramente di aiuto. A tal proposito, per poter utilizzare questa funzione è necessario però espandere la memoria, che è piuttosto piccola, solamente 64 MB, ma è possibile espanderla attraverso una micro SD fino a 16 GB. Io ho inserito una micro SD da 8 GB e funziona senza problemi. Tramite la micro SD potremo scattare le foto dei nostri parenti, dei nostri amici, e associarle ai vari numeri. Inoltre sono presenti 6 suonerie preimpostate, è possibile però scaricare sulla micro SD altre suonerie e utilizzarle come suonerie principali, e questo è un altro elemento piuttosto interessante. I caratteri sono piuttosto, come vediamo, grandi, non sono enormi. Diciamo, mi sarei aspettato sul display dei caratteri ancora più grandi per permettere una visione migliore per quelle persone che hanno magari problemi di vista. Però, oltre al fatto che il contrasto è veramente elevato grazie ad una buona luminosità e ad un contrasto bianco su nero comunque abbastanza buono, è presente una modalità che va in italiano, con una voce femminile, a ripetere il numero che andiamo ad effettuare. In questo caso, quindi, oltre a scrivere i numeri, come vediamo i caratteri comunque sono abbastanza visibili, una voce in italiano andrà a ripetere quello che andiamo a scrivere. E questa stessa funzionalità si presenta anche quando veniamo chiamati. Quindi nel momento in cui la funzione è attiva, nel momento in cui ci chiamano, il telefono andrà ad elencare il nome o in pratica il numero del telefono che ci sta in pratica chiamando. 3 9 3 2 0 7 9 5. Come vediamo, quindi, oltre in pratica a ripetere i numeri, va anche in pratica a dire il numero che ci sta in quel momento chiamando. Questo può essere utile per alcune persone. Il sistema operativo è un sistema operativo ovviamente proprietario, che viene chiamato Nucleus OS, ed è un sistema operativo che in pratica è piuttosto facile per certe persone. Infatti, per esempio, vengono utilizzate delle icone molto colorate. Questa è l'icona della chiamata diciamo non risposta. Ovviamente tutti i menu sono in italiano, e si ha la possibilità di visualizzare il menu o tramite delle icone molto grandi che poi andiamo a scorrere tramite i tasti, il tasto in basso, oppure a carosello con un menu in verticale. Per quanto riguarda invece le chiamate, il volume l'ho trovato piuttosto alto e anche pulito. Sento bene il mio interlocutore e anche il nostro interlocutore ci sente piuttosto bene. Inoltre,
C'è anche una compatibilità con gli apparecchi acustici della serie M4T4, quindi è una funzionalità in più utile per quelle persone che hanno una certa età e che utilizzano determinati apparecchi acustici, in quanto il telefono è pienamente compatibile con questi telefoni, quindi non si hanno problemi di fruscio e di fischi. Inoltre c'è la soppressione dei rumori tramite chip AAC e HAC, e quindi diciamo che anche in ambienti non troppo rumorosi, ma nella media del rumore, riesce a sopprimere abbastanza bene il rumore. Il volume delle suonerie è anche abbastanza alto, e quindi da questo punto di vista nessun problema. La batteria removibile è da ben 1500 mAh, che è diciamo un valore veramente elevato per un dispositivo di queste caratteristiche. È vero che diciamo la ricarica, come ho detto poc'anzi, è piuttosto lunga, da 4 ore da 0 a 100, ma in stand by il telefono riesce a resistere anche 10-12 giorni. 10 ore utilizzando solo la radio FM, 19 ore utilizzando in maniera interrotta la musica MP3 e ben 10 ore di chiamate ininterrotte. Diciamo che con un utilizzo pieno, la massima luminosità, retroilluminazione sempre attiva, utilizzando telefonate e ricezione di telefonate, comunque mi è durato quasi 5 giorni. Quindi da questo punto di vista nessun problema. È veramente difficile poterlo poi scaricare. La fotocamera invece è una fotocamera che ha una qualità piuttosto scadente, è una fotocamera da 0.3 megapixel, non sono presenti fotocamere nella parte anteriore ma solo nella parte posteriore, ed è comunque una fotocamera che ovviamente ha diciamo il suo limite nella sua grandezza dei pixel. Ovviamente non aspettiamoci delle fotografie di qualità, possiamo però utilizzare la stessa per poter scattare le foto ai nostri amici, ai nostri parenti, e poi utilizzare quell'immagine come clip del di clip o avatar da associare ovviamente al contatto telefonico, come abbiamo visto in precedenza. Diciamo che le immagini vengono riprodotte piuttosto bene perché lo schermo comunque è luminoso, risoluto, eccetera, ma utilizzando il telefono per poter scattare una foto, come è possibile vedere alla massima risoluzione, ovviamente la foto è molto sgranata, povera di dettagli e piuttosto rumorosa. Però è più utile magari poter, diciamo, scaricare le immagini all'interno del telefono dei nostri contatti e non utilizzare direttamente la fotocamera di cui è munito il dispositivo per scattare le foto ai vari contatti. Però in alcune occasioni, magari per i social, effettuare uno scatto all'improvviso con il telefono e associarlo ad un contatto della rubrica, o nel caso in cui vogliamo immortalare un determinato momento, in quel caso avere comunque la fotocamera può per certe questioni essere comunque utile. Tra le varie funzionalità invece presenti, ovviamente oltre alla possibilità di scrivere e di ricevere i messaggi, di avere il promemoria, di avere una radio FM che funziona direttamente senza le cuffie inserite, quindi in pratica non da poco diffusi, diminuiscono i contagi ma aumentano i morti, ci aggiorna in diretta Anna Milan. Sì, cala il numero di nuovi. E come vediamo il volume è anche abbastanza elevato. È presente poi la possibilità di avere la fotocamera, di registrare, di avere di effettuare dei video, però se la fotocamera ha le sue pecche, ancora di più nella registrazione dei video, in quanto nelle impostazioni dei video vediamo che la risoluzione massima è di 352x288, quindi una risoluzione ancora più bassa del VGA. Dovrebbe essere quindi una registrazione dei video nel formato 3GP. Abbiamo il lettore MP3 che può essere utile per ascoltare la musica nel caso in cui abbiamo diciamo registrato tramite il lettore MP3, quindi utilizzando una micro SD possiamo in pratica
ascoltare le nostre canzoni. È presente il registratore della chiamata. E in pratica la registrazione delle chiamate avviene tramite file WAV. È presente poi un lettore video, il registratore vocale, anche in questo caso funziona sia il lettore video che il registratore vocale solo se abbiamo una micro SD al suo interno. Poi abbiamo l'editor delle immagini. Poi la funzione più importante, che è l'SOS setting. In pratica, in questo caso come funziona? Noi in pratica andiamo innanzitutto ad tenere acceso l'SOS attivo, scegliamo i numeri SOS che in pratica vogliamo utilizzare. Abbiamo la possibilità di associare fino a 5 numeri SOS che verranno avvertiti nel momento in cui andremo a premere il tasto posteriore, verranno chiamati e gli verrà mandato un messaggio. Poi c'è la possibilità di ricevere l'SMS, quindi dobbiamo tenere attivo questa funzione. L'SMS di emergenza possiamo anche cambiarlo, in questo caso il messaggio preimpostato è: ho bisogno di aiuto, per favore contattami immediatamente. Poi che cosa succede? Abbiamo anche la possibilità di avere un allarme di emergenza, che io in questo caso vado a spegnere perché in pratica è una sirena, oppure posso tenerla accesa se voglio ascoltare questa diciamo sorta di sirena. E quindi che cosa succede? Come vediamo è arrivato il messaggio, ora in automatico effettua la chiamata al contatto di emergenza. In questo caso non effettuo la chiamata, vado nel messaggio e come vediamo compare proprio il messaggio che ho bisogno di aiuto, contattami immediatamente. Quindi io so che quella persona è in difficoltà e quindi ho la facoltà di chiamare quella persona proprio perché ha avuto una serie di problemi. Ma la cosa più utile non è solamente il fatto che viene mandato un SMS di emergenza al numero utilizzato per le emergenze, parte quindi il messaggio, parte direttamente anche la chiamata, ma è soprattutto la funzionalità del GPS che è inserita all'interno dell'Esifone. Tramite il GPS in pratica che cosa succede? Arriva direttamente un messaggio nel mio telefono, cioè nel telefono del contatto di emergenza che viene utilizzato, il quale tramite Google Maps potrà vedere esattamente la posizione in cui si trova il possessore dell'Esifone. Per poter fare questo devo in pratica innanzitutto andare mostrare in pratica qual è la posizione in questo momento del telefono. Quindi attivando il GPS nel telefono principale io in pratica mi trovo a Riva Azzurra, in prossimità della Villa del Bagnino. Che cosa succede? Ovviamente anche l'Esifone si trova nella stessa posizione, quindi in prossimità della Villa del Bagnino. Quindi io in pratica l'Esifone, oltre a mandare un messaggio, manda, come vediamo, al contatto selezionato due messaggi. Uno che è quello ovviamente di emergenza, quindi bisogno di aiuto, per favore contatta. Il secondo messaggio è l'indirizzo del GPS in cui si trova l'Esifone, quindi in cui si trova la persona in difficoltà. Quindi andiamo a chiudere il GPS aperto in precedenza, andiamo ad aprire il link che ci è stato mandato dall'Esifone. E come vediamo, va alla ricerca della posizione e una volta che abbiamo selezionato le coordinate, come vediamo, ci troviamo proprio in prossimità della Villa del Bagnino. E questa è una funzione veramente molto utile perché oltre
alla chiamata d'emergenza e all'SMS di emergenza, abbiamo la possibilità anche di andare a visualizzare esattamente la posizione in cui si trova la persona che ha difficoltà. Possiamo pensare ad una persona che magari ha un attacco di cuore, si sente male o che viene rapinata. Quindi questa funzione dell'SOS con le coordinate è sicuramente l'elemento più interessante. Oltre a questo SOS, poi abbiamo la possibilità di gestire fino a 10 sveglie differenti. Abbiamo negli strumenti la possibilità di associare al tastierino numerico, quindi ai 9 contatti, 9 persone differenti. Abbiamo un calendario con la possibilità di visualizzare anche le attività da svolgere in quel determinato giorno, oppure di avere una vista settimanale o una vista addirittura giornaliera. Poi c'è la calcolatrice, ci sta un file manager che, come vediamo, ci dà la possibilità di visualizzare sia il telefono sia la memoria, la memory card. Poi c'è il Bluetooth 4.0 per poter scambiare dati con altri dispositivi, e poi il GPS con la possibilità di andare a vedere lo stato, in questo caso è sempre attivo il GPS, e di scaricare i dati a GPS che vengono scaricati tramite la rete telefonica. E poi ovviamente gli strumenti legati alla SIM. Infine, nell'impostazione abbiamo la possibilità di cambiare l'impostazione dell'ora, della data e il tipo di visualizzazione a 12-24 ore, di scegliere la lingua, di scegliere i suoni. Nelle impostazioni della suoneria abbiamo in pratica, cogliamo la suoneria è comunque piuttosto alta, abbiamo 6 suonerie, oppure possiamo scegliere in altre suonerie quelle che andiamo magari a prendere dalla micro SD. Poi abbiamo anche la suoneria del messaggio, il tono, quando andiamo a cliccare i tasti possiamo scegliere se avere silenzioso oppure questa sorta di tono. Poi il suono di accensione e di spegnimento, poi c'è il tipo dello squillo, il silenzioso, le impostazioni vocali che in pratica sono tradotte abbastanza male, perché portachiavi sarebbe il fatto di ripetere mentre digitiamo i numeri ci viene ripetuto la voce in italiano, mentre l'anello di chiamata in pratica non è altro che la possibilità di ricevere durante la chiamata il nominativo o il numero di quello che ci sta chiamando, che viene ripetuto sempre con la voce femminile. Poi abbiamo in mostra la possibilità di avere il menu ad icona o ad elenco. Nella funzione di blocco possiamo scegliere tutto ciò che compare utilizzando il tasto pad. Poi la procedura guidata di avviamento, possiamo scegliere 2 tipi di sfondo, lo sfondo statico con questo o quest'altro tipo di sfondo, ma possiamo anche scaricare gli sfondi sulla micro SD e poi impostarli. Nell'impostazione del display possiamo vedere se visualizzare l'ora o data e la selezione della SIM. Poi abbiamo la luminosità con 4 livelli, la retroilluminazione può rimanere sempre acceso o spegnerlo dopo 15, 20, 30 secondi, e anche la retroilluminazione dei tasti di comando, possiamo scegliere a 20 secondi, modalità notturna, quindi sempre spento, 5 secondi, eccetera. Infine le impostazioni di chiamata, quindi la gestione delle chiamate in attesa, chiamate bloccate, deviazione delle chiamate, eccetera. Mentre in sicurezza possiamo analizzare il PIN e ripristinare le impostazioni di fabbrica. In definitiva, il dispositivo è interessante, a mio avviso per persone di una certa età può risultare anche utile. Come vediamo, i tasti sono piuttosto grandi, ben visibili e facili da premere. Il tasto in alto è associato al menu, questo tasto serve per andare indietro e per i contatti, questo è il tasto dell'ok e questo è il pad per muoverci nei vari menu.
A queste quattro freccette sono associate anche delle funzionalità. Il tasto in alto ci permette in pratica di andare alla digitazione rapida, mentre il tasto in basso serve per impostare le sveglie, questo laterale a sinistra per scrivere il messaggio e questo laterale a destra serve per visualizzare il calendario. Peccato che non è possibile riprogrammare questi stessi quattro tasti. A questo prezzo però è un dispositivo da prendere in considerazione.